Tac. Carissimi amici, in questa seconda puntata della quinta stagione di Bellezza Italiana vi parlerò della città di Viterbo, nel Lazio. Antiche origini, si ritiene che Viterbo derivi dal latino Vetus Urbs, cioè città vecchia, ed è il più vasto centro storico medievale d'Europa con alcuni quartieri medievali ben conservati. Viterbo è storicamente nota come la città dei papi, infatti nel XIII secolo fu sede pontificia e per circa 24 anni il palazzo papale ospitò ove furono eletti vari papi. Un monumento simbolo di Viterbo è il Duomo di San Lorenzo, risalente al XII secolo. È volta a est della collina ed è collegata direttamente al palazzo dei papi che sovrasta la città sottostante. L'attuale fasciata contrasta decisamente gli edifici circostanti di origine e stile medievale, perché disegnati in stile rinascimentale per volontà del cardinale Gambara, che diede corso alla trasformazione della cattedrale. Dall'esterno l'unica opera originale visibile è il campanile, formato da vari strati segnati da doppie bifore e da fasce policrome orizzontali in travertino e basalto. L'interno è a tre navate, separato da due ordini di colonne, collegate da archi a tutto sesto ed è dotato di un pavimento cosmatisco. La cattedrale contiene alcune opere artistiche e scultoree, tra cui l'affresco di XVI secolo con la Madonna con il Bambino porgente l'anello delle nozze mistiche di Santa Caterina in presenza di Santa Barbara, San Pietro, San Francesco, Sant'Ambrogio e San Bernardino, opera di Antonio del Massaro da Viterbo detto Pastura, il busto di Letizia Cristina Bonaparte, opera dello scultore senese Dupré, il fonte battesimale in marmo, opera di Francesco di Ancona, con base a zampe di leone e posta, su cui è posta una vasta vasca circolare finemente decorata e sovrastata da un tempietto triangolare. Poi abbiamo una tavola di Anonimo di XII secolo raffigurante la Madonna della Carbonara in stile bizantino, il dipinto del pittore marchigiano Carlo Maratta raffigurante San Lorenzo dei Poveri e la tavola rappresentante Cristo benedicente tra i santi Giovanni Evangelista, Leonardo, Pietro e Giovanni Battista, opera di Girolamo da Cremona. Ma la piazza in sé, benché dominata dalla cattedrale e dal suo campanile, è circondata da alcuni edifici di una certa importanza storica architettonica. Incluso il vecchio ospedale, sul lato meridionale della piazza si erge la dimora di Valentino della Pagnotta, edificio di XIII secolo. Il lato nord della piazza è dominato dalla loggia del Palazzo dei Papi, allungata e ricostruita nel 1266 con l'erezione di Viterbo a sede papale. La loggia mette in comunicazione il Palazzo dei Papi vero e proprio, in particolare la sala del conclave, con i fabbricati del lato est della piazza. Il Palazzo dei Papi, chiamato comunemente pure Palazzo Papale di Viterbo, insieme al Duomo, è il più importante edificio storico della città. Esso fu eretto nella forma attuale, ampliando il palazzo, sede della curia vescovile della città, allorché Papa Alessandro IV, a causa dell'ostilità del popolo della borghesia romana, capitanata dal senatore Brancaleone degli Andalò, trasferì la sede della curia pontificia da Roma nel 1257 a Viterbo. Poi l'ampliamento fu disposto e curato dal capitano del popolo Raniero Gatti, appartenente ad un'influente famiglia cittadina. Egli fece costruire, tra l'altro, con il consenso di Papa Clemente IV, una grande sala per le udienze, nota oggi come Sala del Conclave. Per il fatto di aver ospitato il primo e più lungo conclave della storia, cioè quello dal 1268 al 1271, durato 1006 giorni. Notevole è anche la Loggia delle Benedizioni, più nota come Loggia dei Papi, dall'architettura elegante e armoniosa, eretta nel 1267 per volontà del capitano del popolo Andrea Gatti. Poi abbiamo il Museo Colle del Duomo, che è un museo di Viterbo, situato in piazza San Lorenzo. Il museo è stato fondato in occasione del Giubileo del 2000 e la realizzazione è stata possibile grazie all'intervento congiunto della Curia Vescovile di Viterbo e della Presidenza del Consiglio della Repubblica Italiana. E tra i reperti esposti possiamo trovare paramenti sacri, reliquari realizzati in forme e materiali diversi, calici e altri oggetti utilizzati per le funzioni religiose. Nel percorso di visita del museo, inclusa anche la visita guidata al Palazzo dei Papi, comprensiva della Loggia delle Benedizioni, detta Loggia dei Papi, e dell'Aula del Conclave. Oltre al complesso monumentale di Piazza San Lorenzo,
Abbiamo anche la celebre chiesa di San Silvestro, che oggi è chiamata Chiesa di Gesù. Si tratta di una chiesa molto antica, forse anteriore all'anno 1000, che ha una semplice fasciata in pietra che culmina con un campanile a vela. Sul profilo del tetto spiccano due sculture leonine di epoca medievale, mentre all'interno della piccola abside, è affrescata nel 500 con un olio mettangere ed è custodita anche in crocifisso ligneo del 600. Inoltre, a sinistra dell'abside, una targa ricorda l'efferato omicidio del 1271 che ebbe teatro proprio in questa chiesa, quando Guido da Montfort uccise brutalmente durante la messa il principe Enrico di Cornovaglia e con lui alcuni religiosi per vendicare il brutale assassino del padre, attuato nel 1265 da re Enrico III d'Inghilterra durante la battaglia di Evesham. L'episodio destò grandissimo scandalo ed è ricordato pure da Dante Alighieri nel XII canto dell'Inferno. Altre due chiese importanti sono la chiesa di San Sisto, che contiene al suo interno una pala d'altare di nero da bisci raffigurando una donna col bambino e santi, e la chiesa di Santa Maria della Verità con la cappella Mazzatossa, affrescata nel 1469 da Lorenzo da Viterbo, con scene della Vergine Maria affiancata dai profeti e dagli evangelisti, sullo stile di Benosso Gossoli e Andrea Mantegna. Abbiamo anche un bellissimo museo civico cittadino che ha tra gli oggetti esposti un rilevante monumentale presepe, una pala d'altare di notevole dimensioni, opera del pittore viterbese del XV secolo Antonio del Massaro, detto Passura, che fu allievo prediletto del Pinturicchio, e la celebre Pietà di Sebastiano del Piombo, grande tavola che il maestro veneziano realizzò tra il 1516 e il 1517, e nella quale si fondono splendidamente la tenebrosa compassione e la drammatica severità, con un occhio alla scultura di Michelangelo. Poi, poco distante da Piazza Duomo, troviamo il vecchio quartiere medievale di San Pellegrino, pressoché integro. Qui si incontrano numerose case dotate del caratteristico profferlo, ossia la scala vista tipica dell'architettura medievale viterbese. Poi abbiamo due siti legati alla storia antica del territorio: il Museo Nazionale Etrusco, ospitato nella Rocca Albernos, che espone a 7 anni il famoso mosaico con iscrizioni in alfabeto etrusco scoperto nelle terme, il ciclo di 8 statue composte da 8 muse è una copia del Pothos di Scopas che ornava nel teatro della Ficina Ferentum, e la tomba della Biga, scoperta a Ischia di Castro con tutto il suo corredo funerario, tra cui una biga. E poi abbiamo l'area archeologica di Ferentum o Ferento, scoperta dal re archeologo Gustavo VI Adolfo di Svezia, che contiene al suo interno un maestoso e monumentale teatro dove si tengono in estate numerosi spettacoli teatrali e musicali. Poi, nelle vicinanze della città abbiamo due siti monumentali importanti: la Villa Lante a Bagnaia, che è uno dei più famosi giardini manieristici del XVI secolo, la cui ideazione fu attribuita a Jacopo Barossi da Vignola. La costruzione iniziò nel 1511, ma fu portata a termine intorno al 1566 su commissione del cardinale Gianfrancesco Gambà. A colui poi subentrò il nipote 17enne di Papa Sisto V, il cardinale Alessandro Peretti di Montalto. Dalla sobria piazza una rampa di gradini curvi conduce ad un arco pesantemente bugnato, dove si arriva a due casini pressoché identici, di forma quadrata, che hanno a piano terra arcate bugnate e logge che sostengono il piano nobile con facciate a 3 finestre che alternano frontoni curvi o a punta e un piano superiore che è appena accennato da piccole finestre rettangolari, e ogni casino è sormontato da dei torrini. I due casini differiscono molto negli affreschi. La pittura paesaggistica nel casino Gambara, mentre gli affreschi del casino Montalto sono in uno stile più classicheggiante. Il casino Gambara ha gli affreschi delle logge delle volte, dove si esibiscono una profusione di colore che sottolinea il dettaglio architettonico, mentre nel casino Montalto l'ambiente principale di ricevimento è decorato con una combinazione di affreschi e intonaco modellato, quasi in trombe d'oro.
Poi i giardini costituiscono l'attrazione principale di Villalante, specialmente i giochi d'acqua, dalle cascate alle fontane, i grottini sgoccioolanti. Questa armonia d'acqua e la perfezione del loro flusso fu raggiunta solo quando Vignola chiamò a sé da Siena uno specialista di architettura idraulica, Tommaso Ghinucci, con il compito di supervisionare il progetto idraulico. Il primo confronto si ha nel quadrato, un parterre perfettamente regolare, con piccole fontane e sculture. Il tratto più caratteristico di questa parterre è la complessa fontana posta al suo centro, formata da quattro bacini separati da cammini transennati, con i parapetti decorati con pigne di pietra e urne decorative che intersecano l'acqua. Poi il bacino centrale contiene la celebre fontana dei Mori di Gian Bologna, quattro mori a grandezza reale disposti a formare un quadrato attorno a due leoni, tengono in alto la montagna araldica sormontata dal getto della fontana in forma di stella, che è lo stemma di Montalto. Poi, sopra il parterre principale, il visitatore può inerpicarsi attraverso querce, lesce e platani, scorgendo fontane e sculture che si aprono attraverso inaspettati scorci. Si arriva così al primo dei giardini a terrazza ascendente. Qui, alloggiate tra due scalinate di pietra, vi è la Fontana dei Lumini. Una fontana circolare a gradini sul ballatoio di ciascun gradone forma fontane più piccole a forma di lucerna a olio dove sgorgano piccoli zampilli d'acqua. Sulla successiva terrazza superiore vi sono ancora fontane e grottini e abbiamo due piccoli casini che fanno da cornice ad altre fontane, completando quella composizione conosciuta come il Teatro delle Acque di Villalante. E questi piccoli casini hanno un disegno particolare, probabilmente del Vignola, con logge aperte e sorrette da colonne in stile ionico che sorreggono il cognome del Cardinal Gambara. Poi l'abbazia di San Martino a Scimino nacque nel XIII secolo sulle terre donate da Innocenzo III su iniziativa dei monaci cistercensi dell'abbazia primigenia di Pontigny, ma fu chiusa nel 1564. Una bellissima fasciata rende immediatamente riconoscibile la struttura. Imponente e racchiusa da due torri campanarie, la fasciata invita i visitatori ad ammirare e contemplare la bellezza della chiesa. Le due torri campanarie, risalenti alla metà del 1600, custodiscono un orologio e una meridiana. È incorniciato dalle possenti torri, portale ad arco della chiesa di San Martino e soprastato dallo stemma di Innocenzo X. Per dare maggiore luce all'interno della chiesa è presente un finestrone costituito da grandi monofore acute e sormontato da un caratteristico rosone a 8 petali. L'interno della chiesa risulta da subito austero e solenne, illuminato da una luce tenue che riflette il grigio dei materiali utilizzati per realizzare la struttura. La pianta della chiesa a croce latina con tre navate, la centrale risulta maggiormente illuminata rispetto alle laterali, che restano piuttosto buie. Tra gli elementi che arricchiscono la chiesa sono da citare un'elegante fonte battesimale e un riquadro a tarsie lignee dove compare un frammento di affresco col battesimo di Cristo. Semplice risulta l'altare decorato da archetti su colonnine lisce. All'interno dell'abbazia possiamo trovare pure un celebre capolavoro di Mattia Predi, che è lo stendardo giubilare commissionato da Olimpia Maidalchini Panfili nell'anno santo 1650. Con questo termino la seconda puntata e ci vediamo la settimana prossima con la terza puntata, dove parlerò della città di Ravenna, in Emilia-Romagna. Ciao a tutti!